Salve a tutti, salve a tutte e benvenuti, benvenute in questo nuovo video. Il 21 aprile del 1925 il giornale, il quotidiano Il Popolo d'Italia, seguito a ruota da innumerevoli altri quotidiani nazionali, pubblicò un documento chiamato Il Manifesto degli Intellettuali Fascisti. Si tratta fondamentalmente del primo manifesto ideologico, di una dichiarazione ideologica del movimento fascista, del Partito Nazionale Fascista, appunto, che era l'espressione politica poi di questa ideologia, e fu firmato da una folta schiera di intellettuali italiani che si rivedevano in quelle idee, si rivedevano in quei concetti ideali ideologici, ed è fondamentalmente quindi la base culturale dell'ideologia fascista. Tra i nomi che firmarono questo documento abbiamo sicuramente un Giovanni Gentile, che tra gli altri fu il promotore proprio del manifesto, ma anche un Benito Mussolini, che era il fondatore del partito fascista e del movimento fascista. Ma incontriamo anche nomi celebri e meno celebri. Tra i nomi più celebri ricordiamo sicuramente un Tommaso Marinetti, un Gabriele D'Annunzio, ma anche un Giuseppe Ungaretti e un Luigi Pirandello. Tutti gli altri nomi vi lascio in descrizione la lista completa degli uomini, degli intellettuali, in realtà, che firmarono, perché non sono tutti uomini, ci sono anche alcune donne, che firmarono il manifesto ideologico del fascismo, avevano una tradizione culturale comune. Erano tutti eredi, in un certo senso, di un mondo intellettuale che proveniva dal XIX secolo. Erano eredi, in un certo senso, delle tradizioni nazionalistiche dell'Italia del XIX secolo, quella tradizione che aveva portato proprio alla nascita dell'Italia come nazione, perché ricordiamo, l'Italia politicamente fino al 1861 non esisteva. Culturalmente sì, culturalmente l'Italia esisteva già da secoli. Qualcuno dice che esisteva già dagli anni 1000, dal 1200, da Dante in avanti. Qualcuno precede addirittura, parla di un'eredità che parte dai tempi di Roma, e quindi culturalmente parlando l'Italia ha una storia più che millenaria, ma politicamente parlando l'Italia non esisteva. Tra gli intellettuali che firmano il manifesto abbiamo diverse chiavi di interpretazione, ma comunque una linea ideologica comune e dei temi comuni. Tra i vari temi comuni a tutti questi intellettuali vi è sicuramente una visione nazionalistica molto forte, molto ferrata, che è fondamentalmente, quindi, visto che questo è il manifesto ideologico del fascismo, la chiave nazionalistica comune a tutti gli intellettuali fascisti è da considerarsi la chiave nazionalistica dello stesso movimento fascista. Ed è interessante perché il nazionalismo fascista, o almeno il nazionalismo firmato, decantato, decretato dal manifesto del 1925, è un nazionalismo che eredita gran parte della tradizione nazionalistica del XIX secolo, ed è un nazionalismo di matrice culturale. Cosa significa nazionalismo di matrice culturale e che differenza c'è tra questo tipo di nazionalismo e altri tipi di nazionalismi? Diciamo che il nazionalismo come concetto è tutto ottocentesco, è un concetto che prende forma nel XIX secolo. Tra l'altro Eric Hobsbawm nel suo Nazioni e Nazionalismi lo avrebbe analizzato a fondo, avrebbe analizzato i vari concetti di nazionalismo e fatto una storia proprio delle varie nazioni che prendono forma nel XIX secolo e dei nazionalismi che permettono a queste nazioni di prendere forme. Nazioni che prendono forma a discapito, in alcuni casi, di imperi multinazionali, come ad esempio l'Italia, la cui unificazione nazionale sarebbe costata veramente tantissimo a realtà politiche come l'Austria-Ungheria, che si ritrovò a dover cedere in qualche modo, non proprio pacifico, ma comunque si ritrova a dover cedere alcuni territori, alcuni possedimenti all'Italia, perché quei possedimenti, quei territori che fino a quel momento appartenevano all'Austria-Ungheria, culturalmente parlando, avevano una tradizione comune, avevano una radice comune a gran parte della geografia italiana, ed è appunto questa cultura italica, una cultura che, come abbiamo detto, per molti partiva da Dante, per altri partiva anche da prima, ma prendiamo per buono Dante, perché poi Dante, come sappiamo, insieme a Petrarca e Boccaccio sarebbe stato considerato uno dei padri della lingua italiana, e la lingua italiana, che non era parlata ovviamente dappertutto, ma a livello alto, a livello aulico, a livello culturale, era la stessa in tutta la penisola italica,
e in alcune zone anche esterne, estranee alla penisola italica, come la costa balcanica, Istria, Dalmazia e altri territori che facevano comunque riferimento all'Austria-Ungheria, che però non riuscirono gli italiani a tirare tra le proprie file durante le varie guerre di indipendenza e su cui l'Italia, però, gli italiani misero gli occhi, cercarono di ottenere quindi il controllo di quei territori di cultura italica. E quei territori erano di cultura italica perché per oltre 4 secoli e mezzo, in alcuni casi anche di più, erano stati sotto il controllo diretto, sotto l'influenza politica e culturale della città di Venezia, città che avrebbe poi, sul piano culturale, codificato la stessa lingua italiana, quella lingua che parte da Dante, Petrarca e Boccaccio, che è fondamentalmente il dialetto fiorentino, che a Venezia viene codificato come lingua effettiva, come lingua viene propria, viene creata una grammatica della lingua italiana, la prima grammatica della lingua italiana, e viene fatto a Venezia, non a Firenze. Quindi Venezia ha sicuramente un ruolo centrale, un ruolo importantissimo nella storia culturale dell'Italia, nella storia della cultura italiana, e tutte quelle popolazioni che, indipendentemente dalla propria etnia di appartenenza, avevano vissuto in quella cultura e vivevano secondo le tradizioni di quella cultura, erano da considerarsi popolazioni italiche, anche se etnicamente non erano italiche. Ma tra gli intellettuali che hanno firmato il manifesto degli intellettuali fascisti, abbiamo citato anche un Luigi Pirandello. Un Luigi Pirandello che tra le sue opere fa un'osservazione molto interessante. È forse uno dei primi ad osservare che l'etnia italiana in realtà non esiste. Nella sua patente, se non ricordo male, quando va a descrivere il giudice De Andrea, lo descrive come questo miscuglio di razze uniformi che nel corso di secoli si erano intrecciate tra di loro, quest'uomo che è il risultato di secoli di intrecci di popolazioni, etnie e culture, il cui aspetto, la cui fisionomia tradisce la sua appartenenza culturale, e che quindi, sebbene etnicamente non sia identificabile all'italiano medio, perché etnicamente parlando, visivamente parlando, l'italiano non esiste, la persona, la fisionomia italiana non è riconoscibile perché appunto non esiste. Culturalmente parlando, però, è una cultura ben precisa, ben definita, ben radicata in una storia che ha oltre 1.000 anni, se non anche di più. E questa interpretazione è comune un po' a tutti gli intellettuali fascisti. Gli intellettuali fascisti vogliono l'Italia nella Prima Guerra Mondiale per assumere il controllo, per completare l'unificazione nazionale, per prendere il controllo dell'Istria, della Dalmazia, di Trieste e di Trento, città che etnicamente parlando non sono propriamente italiane, ma etnicamente parlando nessuna città italiana è puramente italiana, perché appunto l'italiano etnicamente parlando non esiste. Ma sul piano culturale invece sono profondamente immersi nella cultura italiana, nella cultura italica, e questa cosa sopravvive al 1925, viene espressa nella dichiarazione di intenti, nella dichiarazione ideologica del fascismo, e copre gran parte del ventennio. Nel 1938 subisce qualcosa all'Italia. Nel 1938, come sappiamo, vengono prodotte le leggi razziali. Leggi razziali che imprimono nella cultura italiana il concetto di razza, un concetto che è alieno alla nostra tradizione, alla nostra storia, per i motivi che abbiamo elencato fino a questo momento. E questa intromissione, questo inserimento è dovuto ad un forte legame che era avvenuto nel corso degli anni 30 tra la cultura italica, ma soprattutto tra la politica italiana e la politica germanica. La politica germanica, la politica tedesca fondamentalmente, quella del Terzo Reich, aveva una tradizione culturale molto diversa da quella italiana. Politicamente la Germania era sempre esistita come Sacro Romano Impero, anche se poi frastagliata un po' come l'Italia in tante piccole realtà locali, ma unificate sotto un'unica corona. Culturalmente parlando non vi era una cultura omogenea, e lo vediamo in maniera molto forte nel XVI e XVII secolo. Le guerre di religione che si succedono in quegli anni e poi la guerra dei 30 anni dopo sono fondamentalmente un insieme di guerre che vedono contrapposte delle nazioni, dei piccoli principati, dei ducati, delle repubbliche, che hanno una tradizione culturale diversa, sia sul piano politico-amministrativo che sul piano religioso. Abbiamo realtà religiose differenti, varie confessioni cristiane, che
controllano diverse regioni dell'area germanica, una tradizione quindi culturale simile, vicina a una lingua comune, ma tradizioni in alcuni casi molto diverse, molto lontane tra di loro. Tuttavia, abbiamo una radice etnica molto forte. L'area germanica, infatti, nel XIX secolo, andando a scoprire il proprio passato, andando a riscoprire in realtà il proprio passato, andando ad indagare sulle origini mitiche del popolo tedesco, fa un'importante scoperta. Scopre che nel mondo antico, ai tempi di Roma, quando Roma dominava il mondo, il popolo primitivo, il primitivo popolo germanico, era riuscito in qualche modo a resistere a Roma ed è uno dei pochissimi casi, uno dei pochissimi popoli che riesce a resistere all'avanzata romana, all'influenza romana. L'identificazione, quindi, il senso di appartenenza a questo popolo vigoroso e rigoglioso, che era riuscito a respingere Roma, che era riuscito a non farsi conquistare, a non essere dominato da Roma, diventa un elemento di legame culturale molto forte che permette quindi di superare poi le varie differenze culturali, soprattutto sul piano religioso, e di creare un'unità culturale che si basa in realtà su una radice etnica fondamentalmente. Il nazionalismo tedesco, a differenza di quello italiano, è un nazionalismo di matrice proprio etnica, di matrice razziale. Il nazionalismo italiano, il nazionalismo italico, per ovvie ragioni, non può essere un nazionalismo etnico. Ed è infatti un nazionalismo di matrice culturale. Questo almeno fino al 1942. Nel 1942 l'Italia attraversa una parentesi particolarmente complicata: l'armistizio di Assemile da una parte, la resa dell'Italia agli alleati, il tradimento di Mussolini, la creazione della RSI e fondamentalmente l'inizio della guerra civile italiana, con un'Italia spaccata in due o tre parti, con i fascisti a nord e il resto della popolazione italica nel resto dell'Italia, fa sì che il concetto di razza e di identità razziale diventi maggiormente forte. L'area settentrionale del paese ha un certo legame con la tradizione germanica, sia dal punto di vista culturale, che per influenze politiche, che per dominazione politica. L'area settentrionale dell'Italia è stata per lungo tempo dominata dall'Austria-Ungheria, quindi di matrice comunque germanica, poi rivendica un'eredità culturale di matrice longobarda che riesce a sopravvivere alla Seconda Guerra Mondiale e continua per tutto il secondo Novecento arrivando fino ad oggi. Oggi nel 2018 fondamentalmente questo residuo della Seconda Guerra Mondiale, della commistione tra etnia e cultura, tra etnia e nazionalismo in un paese la cui storia è una storia culturale, di certo non è una storia etnica, perché l'abbiamo detto mille volte in questo video, etnicamente parlando gli italiani non esistono, ha creato le basi per il conflitto culturale e soprattutto per il conflitto sociale che esiste ancora oggi. La cosa interessante è che nel 1900 45-48, comunque dopo la Seconda Guerra Mondiale, con la creazione dell'Assemblea Costituente, quindi stiamo parlando comunque del dopo Seconda Guerra Mondiale dal 46 in avanti, l'Assemblea Costituente prende atto di questa conflittualità sociale, di questi rischi legati all'etnia. Sanno perfettamente che l'Italia, etnicamente parlando, non esiste, che non esiste un'etnia italica. E quindi nello scrivere la Costituzione, nell'imprimere la propria matrice culturale, proprio italiana, di matrice ottocentesca nella Costituzione, quando va a redigere quelli che sarebbero stati poi gli articoli fondamentali, i principi fondamentali della Costituzione italiana, quindi i primi 10 articoli della Costituzione, nell'articolo 3 scrivono qualcosa di importantissimo, ovvero che tutti gli cittadini italiani sono uguali, senza distinzioni di sesso, di razza o di condizione sociale. Si cerca quindi di superare il conflitto etnico in Italia con un principio fondamentale della nostra Costituzione che ad oggi è in serio pericolo e minaccia di ritornare. Il conflitto sociale legato all'etnia è stato cavalcato per lungo tempo in Italia, ci sono forze politiche in Italia che hanno fatto per oltre 20 anni della propria appartenenza etnica uno dei cavalli di battaglia e
questa evoluzione, appunto, questa eredità, tra virgolette, etnica più che culturale del nazionalismo italiano rischia di diventare oggi una seria minaccia per la stabilità, per l'umanità, soprattutto del popolo italiano tutto, indipendentemente dalla propria appartenenza etnica, culturale, religiosa. Gli italiani sono italiani perché appartengono alla cultura italica, perché sono eredi di una tradizione italica che parte almeno da Dante e arriva fino ad oggi, e sono il risultato di innumerevoli intrecci e incroci di civiltà che, come disse Pirandello, è difficile appunto identificarci a livello visivo. Il nostro aspetto tradisce molto spesso la nostra appartenenza culturale. E questo è tutto quello che avevo da dire su questo argomento, sul concetto dei nazioni e nazionalismi. Vi lascio in descrizione il link al libro di Eric Hobsbawm, Nazioni e Nazionalismi, che vi invito a recuperare perché è veramente molto interessante. E se vi va, lasciate un mi piace per supportare il canale, iscrivetevi, spuntate la campanella delle notifiche, seguitemi su tutti i social network e fate un po' tutte quelle cose che dicono di fare gli altri YouTuber, quelli belli, fighi e divertenti. Grazie a tutti per aver guardato. Un saluto a tutti e alla prossima!